Ciao ragazzi, oggi siamo qui in compagnia di Ricky, Mirko e Sena Momentum. Allora, Sena è un brand che fa parte già della partnership con NetGate ADV da diverso tempo, però Sena non è nota per produrre caschi, bensì produce interfoni. Però questa scelta l'abbiamo optata perché per le rigide temperature norvegesi ci serviva comunque un interfono che non fosse esposto alle varie intemperie e al freddo. Quindi questo Sena Momentum ha l'interfono integrato all'interno del casco. Parliamo del casco però. Allora, il casco si presenta con un design che può ricordare un pochino i caschi da Formula 1 degli anni 80. Inizialmente il design, ammetto che non mi aveva convinto tantissimo perché lo trovavo un po' già visto, ma dopo un pochino di tempo, oltre poi all'uso che adesso vi racconteremo, mi ha veramente conquistato. Allora, una cosa che degna sicuramente di nota, il casco è molto solido come manifattura, protegge molto dal caldo, dal freddo, non è rumoroso, perché comunque non ha spifferi e alle temperature norvegesi ce ne saremmo accorti molto velocemente. Ragazzi, allora c'è la GoPro che non si vede che bene il display. Allora, questa è la situazione. E il viva voce è fantastico, silenziosissimo, non dà disturbi, il pairing tra i due caschi è fantastico e poi la batteria infinita. Cioè, ci sono stati anche dei casi in cui te lo dimentichi acceso, ma batteria al plutonio. No, aspetta, poi se ricarica in tempi. Cioè, attacchi la micro USB, 5 minuti, spia blu. Ma come è già carico? Vabbè, ma è 21 ore che funziona ininterrottamente. Questa cosa qua è veramente, veramente ottima. Tra l'altro, un altro pregio che abbiamo apprezzato è la possibilità di, anche con i guanti invernali riscaldati, quindi comunque la sensibilità alle mani non è proprio ottimale, si riesce a sentire bene i tasti che si vanno a premere. Invece, quando abbiamo fatto il viaggio qui in Calabria, Sena ci ha ascoltato. Ci ha ascoltato perché quando abbiamo fatto il viaggio in Calabria l'anno scorso facevamo un po' di fatica. Io avevo l'SF4, tu avevi l'SF4, quello forse Slim era analogo, okay, sì. Però i tasti erano meno, diciamo, intuitivi. Questo casco qui invece appunto ha questi cornini che escono fuori, sono molto, molto comodi, e anche con i guanti riscaldati di Clan che avevamo addosso lo usavamo senza problemi. Bene i tasti, è vero. Ok, dato che però niente è perfetto e noi siamo sempre molto puntigliosi, allora, assolutamente comodo, ergonomico, poi secondo me totalmente analergico il tessuto interno, perché minime irritazioni non le ho provate. Io spesso ho un po' di difficoltà o di problemi, soprattutto magari quando sudi, lì non si sudava perché c'erano le stalagmiti, però comunque tutto il giorno il casco addosso e problemi di pizzicore o comunque irritazione, soprattutto alla fronte, niente. Sì, abbiamo avuto solo qualche, non dico problema, ma a livello di taglio. Si spengono le luci della domotica, vabbè, fa parte dello scenario. Le vado ad accendere. Vai, io tanto spiego. Tu spiega. Praticamente, allora, abbiamo avuto qualche problema sulla taglia, nel senso che la taglia che avevamo scelto aveva il collettino molto stretto, quindi abbiamo dovuto optare per una taglia un po' più grande. Però detto questo, come diceva anche Ricky, è veramente, veramente molto comodo. Una cosa che io non ho apprezzato molto, ma è un mio parere, i vari caschi che ho avuto avevano questa visierina oscurata che potevo tirare giù, che a volte è comoda, soprattutto quando la visierina parasole, intendo, sì, perché a volte preferisci andare con la visiera alzata, prendere un po' di aria eccetera, però senza avere il sole che ti spara negli occhi e diciamo che ti impedisce un po' la visibilità. Oltre al fatto che questo casco qua totalmente chiuso, è vero che non passa uno spiffer e tutto, però ho avuto anche un po' di problemi di appannamento e quindi santo pinlock, sì, ci ecco. Ha dato una grande mano. Allora, spieghiamo questa cosa, perché il casco è dotato sulla visiera appunto del supporto pinlock, che è un opzionale del casco che Sena ovviamente vi può fornire. Allora, il casco senza il pinlock non si può usare perché si appanna guardandolo, con il pinlock diventa perfetto.
Cioè noi siamo riusciti ad avere delle condizioni dove avevo il ghiaccio dentro, fuori era una lastra di ghiaccio, però il casco non era appannato, era solo ghiacciato. Allora con il pin lock, ragazzi, è perfetto. Senza pin lock con temperature fredde è impossibile da usare. Sì. Però per il resto, cioè a me personalmente, forse ripeto, perché inizialmente il design non mi dava qualcosa di nuovo da vedere, così godibile, perché era una cosa un po' monotona e già vista. In realtà è un casco che adesso tengo molto da conto nell'armadio, perché è silenzioso ed è performante. Poi la cosa comunque del viva voce così integrato è perfetto. Tanta roba. Veramente. Si può dire, un po' da... Tanta roba però. Non va neanche più di moda tra i teenager. I teenager. Comunque no, ragazzi, Sena Momentum... Io e Mirko indossiamo mediamente una 58, la M risulta piccola, quindi serve un XL, questa sì, è una M, esatto, veste esatto. Come se fosse una S, qui, ma più che altro non è tanto la calotta quanto l'imboccatura che si staccava un attimo la faccia. Allora, in questo video non stiamo a raccontarvi tutte le dinamiche della tecnologia di Sena, perché abbiamo già diversi link su come funziona l'intercompairing, su come funziona la possibilità della multistanza per parlare con più caschi. La distanza, cioè... su quando poi dopo ti perdi, poi appena ti riavvicini si riattacca tutto da solo. Non vogliamo ripetere, quindi andatevi a vedere questi video che sono molto interessanti per la parte più tecnica. Questo era lo stesso prodotto già conosciuto all'interno di un prodotto nuovo di Sena, cioè il casco praticamente. Sì, quindi mettiamo il link qua e il link in descrizione, andatevi pure a vedere. Per il resto, se avete dubbi o domande da farci, scrivetecelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e ringraziamo Sena perché stavolta ha fatto centro.